Ecco, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Oggi domenica 24 luglio 2011 cominciano ad ora che sono 17.05, quindi con 5 minuti di ritardo, le consuete trasmissioni dirette di TV Radicale. Già ci siamo mangiati qualche minuto, perciò vado subito al tema del Radical Bar di oggi, introducendo però i nostri ospiti prima di dire quale sarà il tema. Vedete? Da sinistra verso destra, Giuseppe Simone, segretario organizzativo dell'Associazione Radicale di Bari, Bruno Leoni Club, Luigi Mazzotta, che è il segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, di Napoli per l'appunto, nonché componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, e poi Maurizio Bolognetti, collegato per il momento solamente in audio, che è il segretario dell'Associazione Radicale Radicali Lucani e anche naturalmente componente la direzione nazionale di Radicali Italiani. Il tema al centro del Radical Bar sono i rifiuti. Il titolo è questo: Emergenza rifiuti, caso Napoli o caso Italia? Questo potrebbe evocare numerosi spettri, appunto perché magari l'emergenza rifiuti potrebbe essere considerata uno degli aspetti di un più generale caso Italia, non riguardante solamente i rifiuti, ma più generale la legalità. I costi economici e sociali e i business sommersi, ma non troppo, nella cronaca di un'emergenza annunciata. Bene, ragazzi, c'è tanta, veramente tanta carne al fuoco, perché è questo un argomento di cui si è detto veramente tanto. Io partirei, introdurrei subito l'argomento facendoci raccontare da Maurizio Bolognetti quella che è la sua analisi. Come risponderesti a questa domanda? Emergenza rifiuti è un caso Napoli o un caso Italia? Anche se la domanda è quasi retorica. È una domanda retorica, ma tu lo sai, infatti ne parlavamo in una riunione organizzativa. Di certo c'è chiaramente un caso Napoli, ma come giustamente e ottimamente avete intitolato questa trasmissione, va inquadrato in una cornice più ampia che quella, lo chiami caso Italia, lo chiamiamo peste italiana, e che è quella, io direi, che fa esplodere un'emergenza che ormai non è più un'emergenza, perché è un'emergenza che, se andiamo ad analizzare storicamente con momenti di forte recrudescenza come quelli che si sono verificati negli ultimi mesi e in queste ultime settimane, è qualcosa che ormai si è cronicizzato e va avanti, credo, se la memoria non mi tradisce, ma in questo può aiutarmi magari lo stesso Luigi, credo che vada avanti da almeno una quindicina d'anni questa storia della monnezza e della incapacità in quel di Napoli di innescare una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti che onori poi tutto sommato che cosa? E questo poi ci riporta al tema della peste italiana, delle leggi che diventano carta straccia, delle convenzioni, delle direttive europee che diventano carta straccia. Credo che vada inquadrato in questa cornice, sottolineando però anche un altro aspetto, perché io non so se voi l'avete fatto, io davo un'occhiata ai dati ISPRA, il paradosso è che la Campania, grazie non certo a Napoli, ma a Salerno, è tra le regioni meridionali quella che fa segnare un trend di raccolta differenziata e si spera di conseguenziale riciclaggio dei rifiuti, perché poi bisogna stare attenti anche su questo punto, perché magari qualche volta è capitato di situazioni in cui qui si differenzia e poi va finita al quale in discarica, però la regione Campania fa segnare uno dei migliori trend. Cioè, se consideriamo le ecoballe in base agli ultimi dati ISPRA, credo che siamo un 62% di rifiuti in discarica, un circa 30% di differenziato. Ovviamente in questa classifica la città di Napoli è in una situazione alquanto disastrosa, anche se De Magistris dice che in poco tempo vorrebbe arrivare, credo, al 70%, ha detto, che poi in realtà noi facciamo questa breve ricostruzione. Il decreto Ronchi nel 97 diceva che l'Italia, tutti quanti noi, le varie regioni, le varie città avrebbero dovuto raggiungere il nostro paese almeno il 35% di differenziato. Quell'obiettivo ovviamente è stato tradito. Successivamente il decreto legislativo 152 2006,
dice che entro il 2012 avremmo dovuto raggiungere almeno il 60% di differenziata a livello nazionale, credo che non ce la faremo manco per niente. C'è solo da sperare che magari da qualche parte, grazie al Sud, prevalentemente ci si avvicini. Io dico che l'Italia, se mi consente, cedo la parola ai compagni, l'Italia, se a ben rifletterci, potremmo dire che è una sorta di stato canaglia rispetto a cosa? Rispetto a un'analisi che potremmo fare degli ultimi 15 anni, magari, di mancato rispetto di una serie di direttive europee in materia ambientale che ci hanno fatto guadagnare numerose condanne da parte della Corte di Giustizia europea e varie reprimende sui rifiuti, ma non solo sui rifiuti, anche sulla gestione delle acque, dei reflui urbani e delle emissioni degli impianti industriali in atmosfera e compagnia cantando. L'ultima cosa, c'era il dottor Marfella che si interrogava, che è uno dei medici dell'ambiente che lavora alla Clinica Pascale di Napoli, un bel personaggio devo dire, che si interrogava sulla utilità o meno di un secondo inceneritore a Napoli Est e sulle dichiarazioni di questo tizio che è il titolare di questa azienda che gestisce l'inceneritore da Cerra, che è la A2A, che è un tizio di Brescia, inceneritore che brucia, credo, adesso vorrei dire sciocchezze, mi sembra 1700 tonnellate di rifiuti al giorno già oggi. Ho finito. Ok, Maurizio, se ho capito bene, nonostante il panorama drammatico, insomma, per quanto riguarda Napoli nella raccolta dei rifiuti, ci hai detto che nel rapporto dell'ISPRA risulta una tendenza per cui la regione Campania è, nel panorama appunto della raccolta differenziata, una tra quelle regioni che è messa meglio, giusto se ho capito bene? Sicuramente Nonostante messa il meglio. vulnus di Napoli, diciamo. Sì, a dati ISPRA 2009, ma in qualche caso anche ricamando altri dati, perché da qualche parte li recuperiamo, in questa situazione di sostanziale assenza di trasparenza o non esaltante trasparenza anche sulla gestione del ciclo dei rifiuti, dei dati, di tutta una serie di situazioni, però credo che la Campania stia messa sicuramente meglio della Puglia, meglio della Basilicata, meglio del Molise e credo anche meglio della stessa Sicilia. Bene, intanto io ho postato il La link. Campania, ovviamente Napoli fa storia a sé, Certo. Napoli è non tutta l'area metropolitana, perché ci sono dei piccoli momenti di speranza dati da alcuni comuni, per esempio mi dicevano, credo che a San Sebastiano al Vesuvio, io ho parenti come sei a Napoli, a San Sebastiano al Vesuvio il problema della spazzatura per strada non l'hanno mai avuto, almeno questo mi riferiscono i miei parenti che vivono lì. Magari è uno di quei pochi comuni riciclori. Poi ovviamente vai in via del Chiatamone, io ci sono stato a maggio a Napoli per 4 giorni e Luigi lo sa meglio di me, a parte i sacchetti, però c'era anche un problema, diciamo, di igiene che spero abbiano risolto, cioè avevo un po' di disgusto addirittura a camminare. La Bene, situazione Maurizio, sanitaria io veramente disastrosa. ho postato intanto in chat il rapporto sull'ISPRA che tu ci hai segnalato. Per chi ci sta seguendo, se volesse approfondire, può cliccare e vedere il rapporto. Giuseppe, qual è la tua visione? La domanda è la stessa, è una domanda retorica: emergenza rifiuti caso Napoli o caso Italia, oppure no? Oh, non è una domanda retorica. Io penso che la questione dei rifiuti è intimamente legata alla questione demografica, soprattutto alla questione demografica, e poi c'è l'aspetto, diciamo, sociale legato un po' al nostro tempo, ad una società consumistica che avidamente, diciamo, si corre. Si rincorrono tutti i come dire, in sostanza si consuma troppo e si ricicla poco. E poi c'è un altro problema che secondo me è legato alla capacità di governare il territorio, ovvero all'incapacità di governare
territorio che impera ormai in Italia ed è quello della pianificazione del territorio. Cioè, Pannella penso che più volte, a più riprese, ha sempre parlato, messo all'attenzione la questione del dissesto Geologico. ideologico, del dissesto idrogeologico e quindi legato un po' alle ideologie. Ed è il problema dei problemi, secondo me. Cioè, quasi tutte le regioni italiane, dal punto di vista della pianificazione territoriale, che comprende che è una pianificazione di vasta area, non si riesce a, come dire, a sovrapporre i piani legati all'organizzazione di vasti territori con quelli più piccoli, di scala inferiore, cioè con i piani urbani. E quindi assistiamo a delle, diciamo, cartografie, a dei piani territoriali molto belli in alcune regioni, che però poi non prendono corpo, non riescono, non vengono attuati, proprio perché vi è da in più località, in più città, in più province, proprio una incapacità di, come dire, di attuarli. E quindi vengono fuori poi buboni come quello della spazzatura a Napoli. E Maurizio prima Anche dice a che la. Foggia, Simone, anche a Foggia. Sì, anche a Foggia. No, ma non solo a Foggia. Il problema di Napoli è legato, cioè è abbastanza complesso, perché noi abbiamo una megalopoli, una città, un territorio che si è inurbato in maniera esponenziale negli ultimi 200 anni. Probabilmente Napoli ha superato in termini di, come dire, inurbamento anche altre grandi città europee, quindi c'è stata una notevole concentrazione di abitanti in quell'area. E naturalmente c'è stato come dire, il sopravvento di stakeholder, di personaggi e persone e clan e quindi organizzazioni interessate a fare denaro in maniera anche lecita, e Per quindi esempio, il clan Bassolino. Scherzo, ovviamente, ma insomma. sono dei portatori di interessi quelli là, non dichiarati, perché poi la differenza fra il mondo anglosassone e quello italiota sta proprio diciamo, nel celare gli interessi. E quindi poi viene fuori il caso Napoli con questi aspetti. Io penso che Napoli assolutamente non è una città, né tantomeno i napoletani si meritano questo. Napoli è, secondo me, ritengo che sia la capitale europea della cultura. È abbastanza complesso. Invece in Campania ci sono anche altre realtà, per esempio Salerno è una di quelle città che è riuscita anche in breve tempo ad avviare un piano per il riciclaggio, per diciamo un piano, se vogliamo, più efficace anche a breve termine. Io penso che in questo periodo di transizione, Napoli, non sono, come dire, non sono un esperto, Roberto prima mi diceva che sono un esperto di rifiuti, io non sono un esperto di rifiuti, né voglio esserlo. Mi sono occupato, tempo fa di curare la pelle ad un inceneritore che poi non è stato costruito. Per questo mi hanno riempito anche nel forum di Radicali Italiani, alcuni compagni mi riempirono di contumelie diversi anni fa, perché mi occupavo di questa cosa. Io penso che invece che in un periodo di transizione in cui la gente è spesso dal punto proprio di vista educativo, sporca, non è attenta a, come dire, al
agli aspetti essenziali, elementari. E qui ci sono città dove per strada la gente, che so, consuma qualcosa e poi ti butta il pezzo di carta o qualsiasi cosa per strada, non la raccoglie. Cioè, non è la nostra. È chiaro, poi il sud non è tutto uguale, cioè, ci sono in realtà anche forse quelle più agressi, quelle un po' più legate all'agricoltura, più attente ai rifiuti, no? Alla raccolta dei rifiuti, alla differenziazione, eccetera, eccetera. Però nelle grandi città, vedi anche Bari, io considero le città, le metropoli marinare, le considero sempre più sporche, meno attenti ai rifiuti rispetto alle città dell'entroterra. In queste città, secondo me, per arrivare a differenziare al 100% il pattume, c'è un periodo di transizione in cui occorrerà passare anche attraverso gli inceneritori. E quindi si apre poi tutto un altro capitolo legato alla trasparenza, al controllo del processo, cioè alla democrazia, al problema nostro. È un problema legato proprio ad una concentrazione elevata, ad una densità abitativa elevata in alcune aree e ad un'assenza di democrazia che poi, come dire, dà la possibilità alle bande di arricchirsi, di speculare su questi aspetti. Mi viene in mente un Per bellissimo. esempio, la banda dei CIP 6. Anche quella. Per questo, vedi, mi viene in mente un bellissimo romanzo di Don DeLillo, che forse è un maestro della letteratura postmoderna americana, che scrisse se non sbaglio, nel 1995, comunque in Italia è stato pubblicato in quel periodo, su una società postmoderna che un po' ci sguazzava nei rifiuti. Ecco, e oggi se vedo un po' queste parti d'Italia, queste parti di territorio che un tempo era definito il bel paese, mi viene in mente la tragica realtà narrata da Don DeLillo. In questo scenario si intravedono anche i narratori postmoderni alla Vendola, perché poi il problema è grave. C'è il problema di Foggia, cioè Foggia forse ha una storia diversa da quella di Napoli, però va verso diciamo, la spazzatura per strada, è l'indicatore di una bancarotta imminente del comune di Foggia. A Foggia sono state istituite cinque municipalizzate che si sono occupate, dovevano, si sono occupate di rifiuti in tutti questi anni, e che nulla hanno fatto. Cioè, lo stato delle cose, lo stato dell'arte oggi è la monnezza che diventa redurbano nella città di Foggia. E non solo. Simone, scusami, ti ricordi come si chiama l'ultima municipalizzata? C'ha un bel nome, Sì, aspetta. te lo ricordo io, si chiama Amica. Mica, Il problema è capire Amica di chi. amica delle nascoste, celate sotto. Ecco, ma Amica degli amici. anche sì, penso io. l'assenza di democrazia e quindi, come dire, disonestà intellettuale, disonestà che pullula, che si. Come dire, una disonestà che passa in maniera trasversale dai colletti bianchi agli operai della malavita, cioè a quelli che si mettono a servizio perché non hanno un lavoro, si mettono a servizio delle organizzazioni criminali che poi sono quelli che ti portano agli autisti, no? Quelli che portano quei mezzi pesanti e che scaricano, discaricano in località, in luoghi dove non è consentito, i rifiuti, il pattume generico, i rifiuti nucleari, e
è tutto quello che si può, che non può essere, che deve essere nascosto sotto il tappeto. Questa è purtroppo, ahi noi, l'Italia che non vorremmo, come dire, che non vorremmo, non vorremmo vedere, che non vorremmo, eppure. Il volume aumenta sempre di più e quindi l'impatto è sempre, cioè se noi sprofondiamo sempre di più sulla crosta terrestre. C'è una bellissima immagine satellitare che viene ripresa tra l'altro da una località, dalla Lucania, da vicino a Matera, intorno a Matera c'è un centro di eccellenza che è il centro di geodesia spaziale. È una sorta di centrale che è collegata ai satelliti e che osserva il pianeta Terra. Di lì è possibile osservare quello che sta succedendo sulla crosta terrestre. Il nostro impatto è tale che la crosta terrestre, laddove siamo noi, è sprofondata. Le città, alcune città come Napoli, come Bari, alcune sono sprofondate negli ultimi 100 anni di 1 metro al di sotto del mare. Cioè noi abbiamo un impatto sulla natura e non ce ne accorgiamo e continuiamo sempre di più a consumare suolo, a non riciclare nulla se non il denaro sporco, solo questo siamo capaci di fare. Mi sembra che quest'ultima immagine che hai richiamato, Giuseppe, sia veramente emblematica di quella che è la situazione di questo paese. Luigi, tu sei a Napoli, parlaci direttamente di questa emergenza che la città di Napoli sta vivendo, che evidentemente ormai abbiamo assodato non essere più un'emergenza in esclusiva napoletana. Diciamo che Napoli non ha l'esclusiva, diciamo, è la punta di un iceberg enorme che poi, a cui è sottesa la violazione della legalità, interessi loschi, eccetera. Raccontaci un po' cosa succede a Napoli, cosa è successo e cosa speriamo potrà succedere. Sapete ragazzi, a Napoli si sta vivendo un po' una situazione non solo di emergenza, ma proprio di tragedia, che riguarda effettivamente le discariche. Cioè Napoli è diventata una discarica ambientale e contemporaneamente è diventata anche una discarica sociale per quanto riguarda le detenzioni del carcere Poggio Reale. Sta attraversando un brutto periodo questa città. Purtroppo il problema della monnezza è, come diceva anche prima Maurizio, risale alla delibera del 1994 della Comunità Europea, di cui non sono stati rispettati, cioè non è stato rispettato neanche un articolo. C'era il compostaggio che bisognava fare, c'erano dei siti che bisognava costituire. Non era complicato fare, diciamo, un passaggio verso la differenziata già all'epoca. Il problema è che Napoli è sempre stata una città piena di corruzione, una città di corrotti e corruttori, e quindi di conseguenza si sapeva che prima o poi, insomma, le discariche andavano in mano alla Camorra e i termovalorizzatori andavano in mano alla politica. Quindi c'è stata una concorrenza, ecco, si è innestato un sistema di concorrenza tra le discariche gestite dalla Camorra e i servizi della costruzione del termovalorizzatore, questo di Acerra che poi tra l'altro funziona a metà e quindi si sta anche pensando, Scaldoro, insomma, dovrebbe ha avuto anche un incontro con De Magistris per la costruzione di un altro termovalorizzatore nella zona di Napoli Nord. E certo, insomma, non sarà molto semplice perché ci sono anche ostruzionismi da parte, insomma, di una parte della sinistra napoletana che chiederà presso il Consiglio Comunale a Napoli. Quindi questi problemi sono problemi che hanno anche diciamo, una certa storia. Dal 94 bisognava intervenire, tutto questo non è stato fatto. La città sta vivendo, se vogliamo, anche una reazione, ecco, da parte di una parte dei cittadini che
comincia insomma a capire che bisogna anche prendersi delle responsabilità e cominciare ad avviare un nuovo, diciamo, lavoro che possa riguardare la raccolta differenziata. De Magistris sembri che lui insomma voglia cercare di dare impulso a questa iniziativa, per cui io non prevedo rose, figuriamoci, non prevedo un futuro roseo, però almeno mi voglio augurare che in quest'ultimo, cioè con queste ultime elezioni che ci sono state, insomma, si possa veramente dare una svolta e quindi cercare di trovare una soluzione a questo punto. Certo, il problema Napoli non riguarda solo Napoli, riguarda un po' tutto il meridione d'Italia, in particolar modo. Io ho vissuto in Sicilia per 15 anni, vi posso dire che la Sicilia è una discarica a cielo aperto. Quindi credo che problemi ce ne saranno anche nel Lazio, a Roma, a breve. Non credo passerà molto tempo. Anche lì ci sono delle emergenze. E quindi, insomma, diciamo che fino a quando non si farà in modo di eliminare questo sistema, appunto, che riguarda proprio la peste italiana, che è la corruzione, il modo di riuscire, insomma, a entrare nelle varie amministrazioni, quindi poter gestire con facilità i vari appalti e creare tutta una catena poi di delinquenza, ecco, professionale, come la chiama anche Pannella, lo Stato questo sta vivendo attualmente. Dovremmo uscire fuori da questa crisi di valori, crisi di economia, crisi sociale, ma tutto questo, logicamente, tutto questo dovrà intervenire la politica. Certo, a me mi sembra allucinante che in una città come Napoli, dove c'è la spazzatura per tutte le strade, la tassa è aumentata del 50%, cioè questa è un'altra ingiustizia, un'altra illegalità che insomma in altre città non credo che accada. Questo è quello che posso dire, Roberto, riguardo la Bene, situazione. Maurizio, secondo te, Giuseppe diceva che in una fase di medio tempo, medio termine, bisogna pensare ad utilizzare anche i termovalorizzatori. Se ho capito bene, Giuseppe, hai detto questo, giusto? Laddove possibile, naturalmente con le riserve che si dovrebbero prendere, perché è chiaro che se agiamo in un territorio in cui la criminalità organizzata ha le mani sulla città, è padrona della città, diventano pericolosissimi gli inceneritori o i termovalorizzatori, quelli che vuoi. Perché non è possibile controllare qualsiasi processo. Cioè, il problema di Napoli è proprio legato alla legalità, al controllo del territorio. C'è stata una convenzione con la Regione Puglia, con questa convenzione la Regione Puglia dava l'assenso. Dava la possibilità alla regione Campania, al comune di Napoli, di trasportare rifiuti in Puglia, ma diciamo, fissando dei paletti, con dei controlli. Cioè, la regione Puglia diceva: io prendo in carico in discarica i tuoi rifiuti, ma quando arrivano io voglio controllare questi rifiuti, voglio controllare il carico con una serie di accertamenti. Ora la Regione Campania ha detto sì, sono d'accordo, facciamo così. Ad un certo punto privati incaricati dalla Regione Campania hanno trasportato dei rifiuti che si sono, diciamo, si sono sottratti da questo processo di controllo. Quindi, come vedi, il problema dei controlli, del rispetto delle regole che si convengono, che si Quindi stabiliscono. sostanzialmente la tua tesi, Giuseppe, è questa: se ci fosse un minimo rispetto della legalità, allora nel medio termine, anche i termovalorizzatori possono svolgere un ruolo per uscire dalle emergenze, sostanzialmente. Il Ecco. rispetto delle regole che
si stabiliscono, che si convengono e che non devono essere regole sotterranee delle bande, dei clan, ma devono essere le regole democratiche basate sulla legalità, cioè sulla legalità, le leggi di uno Stato democratico, non le leggi di uno Stato, perché anche i nazisti avevano le leggi, la loro legalità. Bene, Maurizio, io ti volevo chiedere a questo proposito, tu come la vedi? Cioè, sei d'accordo con quello che ha detto Giuseppe, che se vi fosse un rispetto della legalità, allora in una fase di medio termine anche i termovalorizzatori avrebbero un loro ruolo rispettando tutte le norme e tutte quante le regole? Oppure ritieni che sarebbe necessaria una soluzione più radicale, quindi un abbattimento immediato, passando immediatamente a strumenti quali la differenziata e altri? Procediamo per gradi. Intanto ci sarebbe da interrogarsi sui tempi, entrando nel caso specifico, perché poi facendo esempi concreti ci si intende meglio e mi consentirai magari di qualche citazione che ci aiuta magari a ragionare e a confrontarci anche all'esterno rispetto a questo momento di dibattito. I tempi di costruzione, per esempio, dell'inceneritore Napoli Est. Io ieri ho incontrato un medico che è uno dei medici dell'ambiente. Dell'IS, dei medici per l'ambiente, che sono dei personaggi che secondo me vale la pena conoscere. In questo caso non era Mastella, ma era il dottor Ferdinando Laghi, che in piazza Lavello, lì c'è l'inceneritore che si chiama Fenice, che altro che rispetto delle regole, della legalità, di che cosa, cioè, siamo in una vicenda che io ho più volte descritto e raccontato, veramente allucinante sotto tutti i punti di vista, del mancato rispetto delle convenzioni di Arti, qualsiasi cosa. Però, dicevo, procediamo per là. Io credo che quando si parla di monnezza, però scusatemi, le camorre che fanno affari con la monnezza, le prime camorre che fanno affari con la monnezza sono le camorre della partitocrazia. Quando, per esempio, un ottimo magistrato, il dottor Piero Grasso, senti un po' che cosa dice. Accanto agli esponenti delle famiglie mafiose, il mondo dei rifiuti si è andato popolando sempre più di una varietà di soggetti che nella gran parte dei casi non ha un precedente criminale, ma si collega con i criminali. In generale si tratta di imprese legali, rispettabili uomini d'affari, funzionari pubblici, operatori del settore dei rifiuti, mediatori, faccendieri, tecnici di laboratorio, imprenditori del settore, tecnici di laboratorio, magari di quelli che falsificano le analisi e dovrebbero magari controllare l'inquinamento. Imprenditori nel settore dei trasporti, tutti questi soggetti sono inseriti nei gangli essenziali del mercato legale, ma iniziano a fare dell'illegalità, della simulazione, dell'evasione sistematica di qualsiasi regola e della corruzione le norme ispiratrici della propria condotta. Il giro d'affari illegale sui rifiuti che anche e soprattutto, attenzione, giro d'affari che riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, parentesi, a Napoli, rapporto ISPRA rifiuti speciali, nel biennio 2007-2008 c'è una sola discarica di rifiuti speciali, pericolosi e per inerti, verrebbe da chiedersi dove vanno questi rifiuti. Da questo punto di vista sono interessanti le risposte che offre uno dei medici dell'ambiente che conosce molto bene il territorio e che è il Marfella, altra provocazione, altra riflessione che possiamo fare qui, insomma, nella nostra dibattito. Sempre questo signore dice: con terrore e giustificato sdegno apprendiamo innanzitutto che la speranza della A2A è quella di bruciare ben 2.000 tonnellate al giorno a Napoli Est, vedi il Corriere del Mezzogiorno, neanche 1.000, eccetera, eccetera, e in pieno centro cittadino, per un totale di 4.000 tonnellate al giorno, una cerra. A fronte di una produzione di rifiuti tale a Napoli di 1.500 tonnellate. Allora a questo punto la domanda è: perché un altro inceneritore a Napoli Est per un totale di 4.000 tonnellate da bruciare tra Napoli Est e l'inceneritore La Cerra, che pure ha i problemini che conosciamo? Per quanto riguarda segnatamente gli inceneritori, io aggiungo che la legge 205 del 3 dicembre 2010, che ha recepito la direttiva
direttiva UE 2008-91, all'articolo 4 recita quanto segue: criteri di priorità nella gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle seguenti gerarchie: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, smaltimento. Poi articolo 1, che farebbe anche ridere vista la situazione campana, napoletana, italiana, meridionale, dice anche delle cose, direi, abbastanza interessanti, ma secondo me varrebbe la pena leggerlo. Io credo che, no, io credo che forse la soluzione migliore, e se riesce ad innescarla, è quella del tentativo di bruciare di meno, anche perché io vorrei ricordarvi che bruciare comunque significa produrre una quantità di rifiuti, cioè trasformare per ogni tonnellata il 20-30% di quella tonnellata bruciata produce rifiuti speciali pericolosi, molto pericolosi, che contengono sostanze inquinanti molto spesso, che poi comunque abbiamo il problema di smaltirle in una qualche discarica. Non so se è esattamente la soluzione migliore quella dell'incenerimento. A questo aggiungerei, interrogandosi con attenzione a come poi eventualmente dovrebbe collocare questi campi di inceneritori, che è quello dell'impatto accertato sulle matrici ambientali, acqua, che è anche delle discariche, chiaramente se non vengono correttamente impermeabilizzate e buona parte delle discariche nel mio territorio non è stata correttamente impermeabilizzata, tant'è che ha inquinato Malde, ha inquinato dighe, cioè abbiamo magari una discarica in una diga. Però questi manufatti, questi insediamenti industriali, inceneritori, che chiamiamo in Italia termovalorizzatori con i CIP6 e magari con le deroghe ai CIP6 per le situazioni emergenziali, andiamo un attimo indietro e interroghiamoci su chi ha sabotato la raccolta differenziata, da un lato le lobby delle discariche e dall'altro quelle degli inceneritori, e magari andiamo a recuperare qualche interessante riflessione del professor Aldo Loris Rossi, che ovviamente De Magistris si è guardato bene dal consultare, magari per capire come poteva muoversi al meglio per governare quell'autentico disastro che in questo momento è la città di Napoli. Però io aggiungo, forse l'ho fatto anche in maniera un po' caotica e confusionaria, la dottoressa Gentilini, che è un altro medico per l'ambiente che secondo me varrebbe la pena di leggere, entomologo-ematologo, dice questo, che porta attenzione agli epidemiologici, di cui uno di questi riguarda tra l'altro l'impatto sull'ambiente dell'inceneritore di Brescia, c'è anche delle cose interessanti, che quell'impatto sull'ambiente si traduce in un peggioramento della qualità della vita, cioè perché non c'è solo la questione delle malattie tumorali legata alla questione dei genitori, ma complessivamente dell'inquinamento, però parla di incremento di cancro al fegato, laringe, stomaco, colonretto, vescica, rene, mammella e tutta un'altra serie di controindicazioni, laddove paradossalmente, e spero magari come momento di riflessione di poter offrire al più presto questa intervista che ho realizzato ieri con il professor Ferdinando Laghi, la migliore tecnologia attualmente disponibile sul mercato la peggiora la situazione, perché passiamo da polveri fini o ultrafini a polveri per le quali ragioniamo nel termine di micron, che sono peggio dei PM10 e dei PM2,5. E questo, attenzione, quando un inceneritore funziona bene, perché poi quando funziona male, come nel caso di Acerra o come nel caso della Fenice, che hanno devastato con la complicità di chi doveva controllare, del Dipartimento Ambiente, della magistratura che non indaga e si guarda bene a indagare con un magistrato che si chiama, speriamo che non ci sente anche sul più radicale, sempre un po', che si chiama Renato Arminio, che non ho capito che ci sta a fare da 13-14 anni presso la Procura della Repubblica di Mersa, non capito. Io ci rifletterei, io credo che noi invece abbiamo la possibilità, se ci decidessimo, applicare finalmente le direttive europee, di
viaggiare in un'altra direzione, io non dico rischio di zero. Certo, poi rimane la questione aperta dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e della incapacità del nostro paese, che è tecnicamente capace di smaltirne solo il 30%. Questo lo dice un magistrato che si è occupato di smaltimento del rifiuto di Pola Maria Pace, che è credo di servizio a noi, che si è occupato del tre del traffico di rifiuti radioattivi e di altre robette come questa, del capitano Natale di Grazia. È un tema affascinante, interessante, su cui comunque va sempre bene, e anzi io ringrazio Simone, ringrazio te per questo momento, diciamo così, di stimolante approfondimento. Ma ce ne saranno degli altri, Maurizio, sicuramente. Giuseppe, tu cosa pensi appunto invece a questo proposito? Ma condivido quello che diceva Maurizio. Ecco, l'unica cosa che vorrei dire è questo: effettivamente, vabbè, non bisogna avere paura delle tecnologie, cioè occorre semmai avere paura della demenza umana, della, come dire, della disonestà. È chiaro, quelli che in Italia si chiamano termovalorizzatori, io non li ho mai chiamati termovalorizzatori, comunque questi impianti, queste macchine che bruciano i rifiuti emettono sì delle polveri sottili in atmosfera, però è chiaro che bisogna stare, nel caso in cui si ricorra a questi impianti, c'entra molto, è importante la pianificazione del territorio. Sono pazzi quelli che decidono di insediare. Giuseppe, scusami, stai attento che il compagno Nichi ti riempie la capitanata di inceneritori in accordo con la Marcegaglia. Satta Kurt. E guarda che a Cerignola sono leggermente incazzati, che già ce n'hanno uno e il secondo non lo vogliono. Perché hanno verificato, insomma, che la situazione lì è abbastanza drammatica. Il profilo dell'impatto ambientale è sulla salute umana. Poi magari ci sono anche altre situazioni. Qualsiasi macchina, qualsiasi artefatto, se utilizzato male o se c'è un abuso o un maluso, diciamo un uso cattivo della tecnologia, è chiaro che porta alla morte. Ma questo, però, noi siamo di fronte alla camorra, all'incapacità di governo. Vabbè, quello io lo consiglio. No, quelle sono le camorre più pericolose. Quelle. Poi quando vogliono farli fuori, quelli dei casalesi, stanno ad Arenna, che sta succedendo che i casalesi. Pericolosi sono questi qua, sentiamo a me. No, io dico, quando dico camorra, è chiaro, non ho citato Bassolino e il suo entourage, perché sono inclusi sono un sottoinsieme della camorra, fanno parte della stessa famiglia, e quindi noi dobbiamo fare i conti con la camorra, con questa situazione o stato di emergenza, ma secondo me ormai è diventata abitudine, cioè chi vuole costruire gli inceneritori, magari con i chip 6, però attenzione, e quelli stanno prendere questo dobbiamo tenerlo in considerazione, perché poi si crea l'emergenza ad hoc, ad arte, prima si devasta un territorio, vedi pianura, vedi quello che hanno fatto nel Casertano, vedi che questi sono i camorristi, sono talmente fessi che si sono autoavvelenati se se ne rendessero conto, visto quello che hanno combinato nel Casertano, e ma poi quel... si prendono i presupposti per dire poi ci vogliono 7-8 inceneritori, perché sennò comunque ci risolvono il problema. Ma quelli ormai si sono fritti il cervello, cioè il problema, io tra l'altro l'argomento è molto bello, e ci sono anche poi risvolti su ultimissime ricerche fatte negli Stati Uniti a proposito dei metalli pesanti che si depositano sul cuoio capelluto, soprattutto dei bambini, cioè tutto un aspetto legato alla pazzia. E alle malattie che prolifererebbero in tutta la vita, e si apre tutto un altro aspetto da magari che può essere approfondito in un altro incontro, però il problema è cosa fare di fronte a questo sfascio. Innanzitutto concettualmente credo iniziare a pensare ai rifiuti come una risorsa. Questo già credo che sarebbe un grandissimo passo avanti, immaginare i rifiuti come una risorsa. Ma questo, guarda, tutti dovrebbero pensare a questo.
La Camorra però lo ha capito, infatti li considera una risorsa su cui... Appunto, infatti. E Ma io sto questo parlando di chi governa il territorio, di è il problema. governare il territorio Considera come e un immaginare i rifiuti come una per risorsa. l'arricchimento personale, perché in quello spettro che va dai colletti bianchi diciamo, all'ultimo all'autista del camper che ti trasporta in una discarica la monnezza o i rifiuti o le scorie radioattive, ecco, in tutto questo spettro di attori. C'è sicuramente questi gruppi, questa politica incapace di governare il territorio, ma semplicemente capace di fare speculazione e considerare questo processo come una risorsa per l'arricchimento personale. Cioè, siamo di fronte, secondo me, il problema dei problemi è la legalità, il rispetto delle regole. Stato di diritto, È lo la stato di democrazia che non c'è, la ci partecipazione popolare ai meccanismi decisionali che viene negata. torniamo sempre al e quindi è un problema di giustizia, perché diventa veramente ingiusto, soprattutto per quei cittadini che non sono complici di questo processo e che magari si ritrovano poi a dover abitare, abitano in località dove sono stati impiantati, dove ci sono nuovi impianti pericolosi, dove sono state impiantate delle discariche magari non a norma, eccetera, eccetera, e quindi sono i diretti interessati, sono quelli che pagano il prezzo per primi. Quindi è un problema anche di giustizia e ingiustizia. È abbastanza complesso. Io quello che noto invece è che dal punto di vista del governo del territorio, ecco, noi abbiamo in Puglia c'è Vendola che è, figurati, cioè io non Scusami, io vedo che tu sei molto paziente con me. Volevo segnalarti che il signor Nichi Vendola, il grande narratore, diciamo così, narratore di se stesso più che sì, il altro. D'Annunzio di tutte le Puglie, come dice Marco, il D'Annunzio delle Puglie. No, questo signore qui non si è costituito parte civile nel processo aperto contro l'Ilva con accuse gravissime nei confronti dei Riva. Ogni tanto qualche magistrato che indaga c'è. Fronte dei disastri ambientali, pochi a dire la verità, perché poi immagino che anche per loro il costo sia abbastanza alto, visto gli interessi che sono in ballo, in quell'autentico ma veramente disastro che è Taranto. Io mi sono divertito a leggere, scusami un attimo, mi sono divertito a leggere la SIA che è l'impatto ambientale dell'ENI sulle raffinerie di Taranto ed è l'ENI che denuncia la situazione ambientale in quello studio. E l'impatto di quella salute, di situazione ambientale sulla salute umana è davvero uno spasso. Cioè, siamo al limite, al limite. No, penso un po', Robè, No, è no, la la cosa stessa assurda ENI. è talmente, vigente l'impunità per cui uno denuncia se stesso, ma non gli succede nulla. Sostanzialmente, secondo me, sì, anche magari per scaricarsi un po' loro, diciamo, ma è meno, non è tanto colpa nostra che colpa di Millai, diciamo così. Magari un Però giorno diranno, noi l'avevamo detto. può essere pure, ma sono gli stessi che da queste parti. Insomma, descrivono l'impatto ambientale non monitorato in assenza di studi epidemiologici sulla Valle dell'Agri, la Valle dell'Agip. Tu leggi i comunicati stampa e dici: cazzo, ma questa non è un impianto industriale soggetto non a caso, e questo è un nome che può andare alla normativa 6 su bis ter, ma sarà l'impianto che senza nemmeno impianti con consenti e presenza. Scusami, Roberto, scusami, anche Simone, scusami. Noi siamo di fronte ad un personaggio che sai benissimo come è fatto, cioè è uno che agisce a passo di pellegrino perché deve cercare, è vero, la politica è anche l'arte del compromesso, eccetera, eccetera, però Per carità. per esempio, è uno che è riuscito a catturare, come dire, l'interesse della gente, degli ultimi, difendendo un ospedale che il governo Il San Raffaele? no, 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 No. è l'ospedale di Terlizzi, che era un centro di eccellenza nell'ambito della Ah. ginecologia. Ma
Lui, che poi hanno chiuso, ecco, lui è stato capace di creare quei movimenti, cioè di mandare i soliti autobus, che erano pure gli autobus di amici che giravano un po' per la Puglia, per le Puglie, anche in campagna, spesso andavano in. I famosi movimenti, che poi sono diventati fabbriche. Poi, quando è diventato governatore, non ha affrontato il problema dell'ospedale di Terlizzi, cioè, come dire, si agisce e ci si muove a passo di pellegrino, ognuno si arrangia come può. Taranto è un problema serio, è un problema serio, forse più serio di quello, più, come dire, grave dal punto di vista ambientale di quello di Napoli. Eppure, al di là della bancarotta del comune e quindi di tutto lo sfascio del comune, mi dispiace per i tarantini perché poi è chiaro, non è mica bello vivere lì. Taranto, poi in realtà è una città che paga il prezzo, proprio perché paga il prezzo proprio per lo sfascio ideologico che c'è stato, perché è una città che Taranto all'inizio secolo era una cittadina, era una città che contava all'inizio del Novecento contava appena 30-40 mila abitanti. Oggi è il secondo, la seconda città dal punto di vista demografico della Puglia, conta 240-250 mila abitanti. È esplosa intorno all'Italsider e ai cantieri navali, poi con il porto e le raffinerie è chiaro che ha catturato interessi anche dei parassiti, cioè della delinquenza, di faccendieri, di tutto questo mondo di contorno all'affare e al malaffare che ha reso invivibile la città. E quindi bisognerebbe approfondire anche questi aspetti legati a quel territorio. Taranto, se la guardiamo dal satellite, è una macchia nera nello stivo, cioè è proprio un'area vastissima che fa impressione, è proprio una sorta di tumore nello stivale, Taranto. Mamma mia. Stai parlando Bene. di corda in casa dell'impiccato, se dici tumore a Taranto. No, ma guardare, adesso c'è pure, sì, mo c'è quello che si è sparato, pure quello lì, Cal, c'è il San Raffaele, c'è tutto. È una città che non ha fatto, non è maturata, cioè continua ancora a perseguire, perché è chiaro, instaurare un rapporto con il San Raffaele e andare lì a Taranto per stipulare una convenzione con una struttura ospedaliera che ha una storia molto travagliata in Italia. 120 milioni di euro. Avendola stipulato questa convenzione, sottraendo delle risorse ad altre strutture ospedaliere, faccio un esempio banalissimo. A Castellana Grotte c'era un centro di eccellenza che fino al referendum sulla legge 40 era un centro di eccellenza nazionale sulla FIV, sulla fecondazione, sulla ricerca sulle cellule staminali, eccetera, eccetera. Era un centro di eccellenza. Ora, fatto il referendum, naturalmente i fondi per mantenere in piedi questa struttura non ci sono stati più. Questa struttura modernissima ormai va verso lo sfascio. Perché? Perché non è più finanziata, non ci sono finanziatori privati che intendono mantenerla. La Regione Puglia ha deciso di investire sul Ra San Raffaele e abbandonare, per esempio, il centro di Castellana Grotte. Cioè, sono delle scelte che si fanno e delle scelte che poi si svelano veramente si svelano distruttive, perché stipulare una convenzione con una struttura ospedaliera che ti dà una parvenza di eccellenza a livello europeo, di solidità finanziaria, ad un certo punto, solo perché uno si è sparato un colpo alla tempia, porta a galla la monnezza. Bene, e dunque, innanzitutto per rassicurare chi nella chat sta dicendo che stiamo andando un po' fuori tema, in realtà non credo che noi stiamo andando fuori tema proprio perché la domanda di questo radical bar era emergenza rifiuti caso Napoli o caso Italia,
e mi sa che la tesi che abbiamo prospettato all'inizio, quella secondo la quale anche l'emergenza cosiddetta rifiuti altro non è che uno degli aspetti, una delle conseguenze di un più generale caso Italia, cioè la violazione palese delle norme di diritto comunitario, delle norme di diritto italiane, vorrei dire anche di molte convenzioni internazionali, quindi non siamo assolutamente fuori tema. Scusami, Ecco, prego. scusami, interrompo, non mi piace interrompere, però ecco, a chi ci sta ascoltando, a quelli che, come dire, ai puntigliosi, allora, noi non siamo andati fuori tema perché abbiamo fatto una triangolazione fra Napoli, Bari e Taranto. Ecco, ai signori che dicono che siamo andati fuori, il tema dei rifiuti. Napoli adesso porta il tema, come dire, la monnezza, è quello che vediamo ogni giorno sui quotidiani, in televisione, eccetera, eccetera, su internet. Ormai è nauseabonda la cosa. Ma Taranto è un altro caso legato più che al pattume generico. Dovete pensare a quell'area vastissima fatta di scorie, scorie di industrie. Che per 50, 60, 70 anni hanno devastato una bellissima area che dal punto di vista ambientale aveva una sua valenza fino agli inizi del secolo, tutto il Golfo di Taranto. Avete mai pensato alle scorie che si trovano nel Golfo di Taranto, a tutto quel disastro che l'Italsider e l'ENI hanno fatto in questi anni? Che cosa si può fare per recuperare quel suo San Raffaele con il miracolo? Non Ma per penso. questo che ci fanno il San Raffaele, capito? Ci sono anche opere pittoriche, la maggior Così parte. la risolvono al San Raffaele. Ragazzi, il tempo è veramente volato. Io vorrei che un'ultima battuta da parte di Luigi Mazzotta, perché poi dobbiamo passare al prossimo evento in palinsesto che è qui Siena con Giulia Simi. Luigi, una tua ultima battuta sulle riflessioni fatte da Giuseppe e da Maurizio. Guarda, ti posso dire che io ho vissuto in Sicilia, nella zona di Siracusa, e c'è il polo industriale che è lungo 35 km ed è il secondo in Europa dopo quello di Birmingham. Ad Augusta, dove io ho lavorato lì per 4-5 anni, ormai nascono bambini malformati. Normalmente c'è un'altissima percentuale, poi c'è un paese che si chiama Melilli che si affaccia proprio sul polo industriale dove c'è un'altissima percentuale di tumori che sono già stati riscontrati sia a bambini sia a persone normali che vivono nell'inquinamento più totale. Ma con questo voglio dire appunto che secondo me ormai il problema dell'ambiente che non è più un problema, ma è un disastro disumano ormai. Stiamo uccidendo intere generazioni e deve entrare assolutamente in Parlamento, perché sono dopo 60 anni di scempio che c'è stato, dove hanno poco guadagnato un po' tutti. E di conseguenza io credo che il Parlamento debba essere ormai il luogo principale dove la politica deve intervenire per ripristinare un minimo di legalità e dare un minimo di futuro, insomma, alle Bene, prossime generazioni che verranno. il tempo è Sul Napoli veramente. volevo Sì. ricordarti, sul Napoli volevo ricordarti l'ultima cosa, che secondo me andrebbe fatta subito questa cosa, perché il problema della monnezza a Napoli riguarda soprattutto appunto questa differenziazione che ci dovrebbe essere. Qui Napoli è una città molto commerciale. Quindi ci sono tanti negozi che producono c'è tanta carta e cartoni, ecco. Se Bravo, per esempio bravo. i negozianti, se i negozianti, per esempio, gli stessi negozianti potessero prendere tutti questi cartoni e metterli da parte, magari o portarli in un sito, o insomma li vengono a Ma non è più ritirare, semplice fare la differenziata sui potrebbero anche pagare cartoni? la bolletta di meno, voglio dire, insomma, ci Ma io potrebbe essere credo, anche un scusa, risparmio. Maurizio magari mi può aiutare in questo. Credo che esistano delle norme comunitarie che a proposito degli imballaggi dicono qualcosa, o sbaglio? Cioè devono essere conservati, non ricordo da chi fa il trasporto. No, ma sì, no, questo è vero, ma io credo che Luigi, adesso magari vado a verificare, ma credo che si riferisse a una soluzione tampone nell'immediato suggerita da Aldo Loris Rossi che poteva dare una grossa mano, viste le grosse quantità di quel tipo di materiale che stava citando prima lui.
Sì, per tamponare, Perché Napoli ok. credo che Certo. volesse almeno Sì, interprete, sì, sì, sì. Ragazzi, il tempo è veramente volato. Io direi che... Zappa Fragola. Io direi di aggiornarci magari tra qualche settimana, sperando che la situazione evolva nella situazione verso una risoluzione del problema. Intanto io voglio ringraziare veramente Maurizio Bolognetti, Luigi Mazzotta e Giuseppe Simone per questo Radical Bar che è molto interessante. Ricordo che sarà disponibile già da domani sul sito www.tvradicale.it. Saluto tutti voi, un saluto affettuoso veramente, e vi ringrazio per la partecipazione. Un Bye bye. abbraccio a tutti, buonasera. Ciao Ecco, ragazzi, ciao. ritorniamo nello studio perché è arrivato il momento di...